Bentrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Video dei detersivi scoperti nell'ultimo periodo. Ho poi un bustone di detersivi sconosciuti di cui vi parlerò prossimamente. Inizio con questi prodotti, non sono tantissimi, non ho scoperto grandi cose, anche perché in realtà mi sono concentrata molto di più nell'andare a scovare dei detersivi sconosciuti, mai provati, mai visti, ma devo dire che ho non spoilerò niente, però devo dire che iniziamo subito. Allora, iniziamo con questo Smack Express bagno igienizzante zero aloni. Sono 650 ml di prodotto, comprato in super offerta da Risparmio Casa. Mi è piaciuto tanto, un prodotto che mi è piaciuto tanto, pulisce molto bene, ha questa azione anti-aloni che funziona, igienizza molto bene, pulisce molto bene anche le rubinetterie. Io lo spruzzo, lo lascio agire qualche minuto, dopodiché provvedo a passare. Devo dire, pulisce molto bene e pulisce anche in profondità. Un ottimo prodotto che io vi consiglio assolutissimamente. Ho provato e ho scoperto, perché non avevo mai provato, questo detersivo qua Diplo. Questo è un anticalcare professionale, elimina calcare, ruggine e sporco. Io l'avevo comprato in uno store cinese, devo dire che pagato intorno ai 2 euro e qualche cosa, 750 ml di prodotto. La profumazione è tipica di tutti quanti gli anticalcare, non è quindi una profumazione a me particolarmente gradevole, ma svolge un'eccellente azione anticalcare. Io lo spruzzavo anche nella doccia, nel soffione della doccia. Devo dire che tempo niente mi toglieva i residui di calcare. È un prodotto della Comin. Questa linea qua è una linea della Comin, che è anche quella che fa i profumi, che fa i profumatori per i detersivi. Quindi è una linea un po' più professionale, perché la Comin fa tante cose, ma molto valida. Ha una serie di referenze infinite che io vorrò pian piano andare a testare. Questo ve lo straconsiglio assolutissimamente. Un altro prodotto che vi voglio consigliare è questo lavapavimenti lucidante del brand Goccia. Questo era un elisir profumato, diceva oltre 50 lavaggi. Io normalmente andavo a mettere un pochino di questo detersivo nel secchio che utilizzavo per lavare i pavimenti, addizionandolo o con dell'ammoniaca, o alle volte neanche con l'ammoniaca. Devo dire che puliva molto bene. Ho fatto una prova anche a lavare, a dare una seconda passata ai sanitari durante il giorno, perché capita quella volta che magari, perché sono un po' schizzata, magari ho ricevuto qualcuno in casa, è venuto qualcuno a trovarmi, così vado a dare la seconda passata, giusto per. Devo dire che fa un buonissimo profumo che permane, e soprattutto quando lavavo il pavimento restava a lungo anche sul pavimento. Dell'azienda Goccia credo esista proprio anche un'app. Così come ho terminato questo deodorante sempre del brand Goccia alla fragranza tramontana. Questo qua si poteva andare a vaporizzare nei cestini, negli ascensori, nell'abitacolo dell'auto, nelle pattumiere, sui tappeti e così via. Un profumo buonissimo, ma soprattutto profumi che permangono. Questo ha una nota quasi di incenso e una nota anche un pochino, sì, e questo ne sa un po' di
di incenso ha una. Volevo vedere se c'era scritto qualche cosa. Ha incenso, ma ha un retrogusto anche tipo di citronella, ecco. Ma un buon prodotto, davvero. Questi prodotti costano, ma sono prodotti molto molto validi. Io ve li consiglio. Spendiamo un po' di più, però io mi sto accorgendo che i deters, cioè, su alcuni prodotti serve spendere un po' di più perché altrimenti si cacciano via dei grandissimi soldi. Ho provato queste tavolette della Ace, la nuova linea di tavolette del WC. Queste erano praticamente bianche e rosa. Allora, mi sono piaciute, sì. Mi sono piaciute, schiumativa con candeggina, sì, 100% plastica riciclata, andavano a sbiancare molto bene. Il water, la cosa che io detesto delle gabbiette è comunque sia questo vizio maledetto e stramaledetto dei produttori. Vorrei fare una petizione e tutti quanti e tutti quelli che la pensano come me, sottoscrivetela, di non fare queste gabbiette con queste palline colorate, perché inevitabilmente si arriva ad un punto in cui qualche pallina inizia a perdere il colore e a rigare il water, ed è una cosa che io odio. Quindi ogni volta che passavo e vedevo sta strisciata che colava, trum, andava a tirare l'acqua, giù 7 litri d'acqua, sprechiamo acqua, no, non mi piace, che poi dopo 3 minuti il problema si ripresentava. Poi ho terminato questo rosa effico e senza idrosolubile per evaporatori. Io questa la aggiungevo, tipo mettevo sotto la T-Light e poi nel diffusore ad essenza mettevo questa, un buonissimo profumo, devo dire, della di Trend, buono buono buono, una delle fragranze che mi ha colpito, che mi ha colpito di più, un fico dolce, ma non proprio dolcissimo, ma soprattutto un fico che ha una nota anche di pulito, quindi un ottimo prodotto, e questo io l'avevo trovato da Maison e Cadeau. Poi una serie di fragranze che ho terminato, di essenze per il bucato. Ho fatto anche un video riguardante l'essenza del bucato che mi era stato chiesto da una di voi. Sotto nell'info box vi lascerò il link di quel video. E sono in particolar modo della Deo 2 queste gocce. Queste erano la fragranza Blanche, buonissime queste proprio. Queste sanno di detersivo, sanno. Riprendono molto l'odore del Dash come fragranza. Questo è della Valido, all'Argan, 250 ml di prodotto, anche questo un buon prodotto, anche questo ve ne ho parlato diffusamente in quel video, quindi vi rimando a quel video lì. Infine della Nuncas, queste drops alla fragranza bouquet, che io non avevo mai provato, avevo sempre comprato le solite, le classiche blu, ma queste mi sono piaciute davvero, davvero molto. Le avevo trovate anche in offerta. Fra le tre, dovessi scegliere, mi sono piaciute di più queste. Queste gocce della Deo 2 mi hanno proprio colpita in pieno, proprio un ottimo prodotto. Io vi consiglio di provare questo prodotto e di provare anche altri prodotti della linea, perché so che fa anche altre cose. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, spero di esservi stata utile. Nulla, ci vediamo presto, un bacio a tutti, alla prossima.